alla redazione di Melito TV. Loki, scoperte 350 piante di marijuana, indagini ancora in corso. Loki, 350 piante di marijuana sono state scoperte in tre operazioni dei carabinieri che hanno portato all'arresto di due persone. A Siderno è finito in manette Francesco Diano, 27 anni, sorpreso a coltivare 40 piante di marijuana. A Bovalino è stato arrestato Sebastiano Giorgi, 37 anni, trovato ad accudire 60 piante. A Platino, infine, sono state trovate altre 250 piante. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili della coltivazione. Caso Sarlo, avviso di garanzia per Scopelliti. Il presidente della giunta della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Catanzaro in merito alla nomina di Alessandra Sarlo alla direzione generale dell'ufficio controlli della regione. L'annuncio è stato dato dallo stesso Scopelliti a margine di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio a Palazzo Campanella di Reggio Calabria. Ritengo sia corretto, ha affermato Scopelliti, che il magistrato voglia sincerarsi delle scelte fatte dalla giunta collegialmente. La nomina della Sarlo, che secondo l'accusa non sarebbe regolare, per il presidente della regione è stato un atto collegiale della giunta, che tra i curriculum dei vari candidati ha scelto la figura professionale di Alessandra Sarlo. La Sarlo è la moglie del giudice Enzo Giglio, in carcere da 9 mesi per i propri presunti rapporti con il clan calabro-milanese dei Lampada. La nomina della Sarlo sarebbe, secondo gli inquirenti, un passaggio di uno scambio corruttivo tra Giglio e l'ex consigliere regionale del PDL, Franco Morelli, anche egli coinvolto nell'indagine. Il PM che conduce l'inchiesta è il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Gerardo Domignani. Esecuzione provvedimenti di sequestro nei comuni di Torino e Siderno. 'Ndrangheta, sequestrati beni 12 milioni in Calabria e Piemonte. Continua l'azione incessante di aggressione ai patrimoni mafiosi, messa in atto dalla Questura di Reggio Calabria, guidata dal dirigente generale Guido Longo. La polizia ha sequestrato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria e Orbessano, beni per 12 milioni, riconducibili ad un presunto affiliato all''ndrangheta, Michele Correale, di 53 anni, detto Uzzorru, detenuto perché coinvolto nelle operazioni Crimine e Bene Comune del 2010. Il sequestrato riguarda due società di Siderno e altre due in Piemonte, una delle quali proprietà ad Orbassano di un noto locale, l'antica caffetteria, con annesse ricevitorie del Supernalotto e della Sisal. L'operazione conferma l'impegno delle forze di polizia nel perseguire l'azione di contrasto sul territorio nei confronti degli affiliati e delle consorterie mafiose. Reggio, bimbo di 1 anno si ferisce con una siringa abbandonata in spiaggia, i genitori sporgono denuncia. Un bimbo di 1 anno si è ferito su un tratto di spiaggia libera a Reggio Calabria, pungendosi accidentalmente con una siringa abbandonata che si trovava poco sotto la sabbia. Il piccolo è stato soccorso da un medico che era in spiaggia ed è stato poi portato in ospedale, dove adesso viene sottoposto agli accertamenti del caso. I genitori hanno sporto una denuncia ai carabinieri chiedendo accertamenti su eventuali responsabilità. Melito, rubinetti a secco durante le ore notturne, protestano cittadini e vacanzieri. Giungono quotidianamente alla nostra redazione costanti e frequenti proteste da parte dei cittadini e vacanzieri costretti a lavarsi solo per ordine del comune. I rubinetti rimangono a secco durante le ore notturne e dalle ore 7 del mattino la prima acqua arriva sporca ed arrugginita. È inutile ripetere che l'acqua è un bene primario e prezioso e che il servizio di erogazione dovrebbe essere garantito 24 ore su 24. Pediatria dell'ospedale di Melito Porto Salvo. Il glorioso ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, situato in Corso Garibaldi, continua a perdere continuamente pezzi e si avvia inesorabilmente verso la morte per autoconsunzione. Del reparto di pediatria che si occupava dell'assistenza ai pazienti in età pediatrica rimane soltanto un ambulatorio, con un medico ed un'infermiera disponibili. Finisce quindi l'attività che, fino a ieri, veniva svolta in regime di ricovero, sia
sia programmato che d'urgenza, in regime di day hospital ed in regime ambulatoriale. Un'altra promessa non mantenuta da parte del direttore generale dell'ASP, Rosanna Squillagioti, che solo il mese scorso, a conclusione del lungo incontro avuto con il sindaco di Medito Porto Salvo, dottor Gesualdo Costantino, avvenuto proprio nella sede dell'ospedale di Medito, aveva garantito il mantenimento del reparto e dei servizi. Ricordiamo che in quell'occasione il sindaco di Medito Porto Salvo, Costantino, al fine di scongiurare la chiusura del reparto, aveva raggiunto telefonicamente il governatore della Calabria Scopelliti, interpellato nella sua veste di commissario straordinario della sanità calabrese. Questa mattina, lei ieri in consiglio comunale ha fatto un intervento facendo capire che era intervenuto, anzi ha detto chiaramente che era intervenuto sul Presidente della Regione per evitare la chiusura di un ennesimo reparto. E così è stato. Stamattina qui c'è la dottoressa Squillacioti, che sta succedendo? Niente, in pratica sta succedendo una cosa molto semplice. L'intervento che ho fatto con il Presidente Scopelliti ha determinato questo, la non chiusura del punto della pediatria, e quindi rimane aperta la pediatria a Medito. L'ostetricia viene annullata come struttura all'interno dell'ospedale, perché già da un anno che non dovrebbe funzionare, per un decreto e per una discussione al tavolo massicci che c'è stata, quindi annullata completamente, ma questo da un anno. Rimane la ginecologia come struttura operativa semplice, accorpando il primario nella struttura operativa complessa di Locri, e comunque rimane, la ginecologia rimane aperta a Medito Porto Salvo senza togliere nulla agli operatori della ginecologia e operatori sanitari e operatori parasanitari. Dicevano stamattina che si è parlato della chiusura della pediatria, si è parlato della chiusura della ginecologia, nulla di tutto questo. Quindi, si sta lasciando la pediatria aperta, si sta lasciando la ginecologia aperta, nell'ottica da qua a brevissimo di poter definire il passaggio istituzionale e soprattutto burocratico dell'accorpamento funzionale con lo Stato delle Regioni. Sotto questo aspetto, che era anche un suo impegno durante la campagna elettorale, certo, ha fatto già i primi passi, a che punto stiamo? I primi passi sono stati fatti, ieri sono stato una mattinata al telefono col Presidente Scopelliti, il quale mi ha dato ampia disponibilità e soprattutto l'intenzione, ho capito l'intenzione di veramente rilanciare l'ospedale di Medito, ma questo passerà attraverso un processo che deve vedere l'attivazione reale dell'accorpamento funzionale tra Medito Porto Salvo e Reggio. Quindi, se abbiamo ben capito, il suo interessamento c'è anche la collaborazione. Il mio interessamento? Nel momento del Consiglio Comunale c'è anche e soprattutto l'ascolto da parte del Presidente della Giunta regionale Scopelliti e la disponibilità perché si avvii e si porti a definizione questo processo che poi eviterebbe in realtà la fine dell'ospedale. Infatti, è questo che, quello che mi interessa, anche perché nella definizione dell'accorpamento funzionale poi dovremo confrontarci con Bellinvia, che è il manager dell'azienda ospedaliera, per strutturare il nuovo piano aziendale che sarà fatto per Medito. Andiamo ora alle cose proprio serie. Tempi per iniziare questo percorso, per sedersi a un tavolo? Ma da quello che so io e da quello che mi ha riferito il Presidente Scopelliti è breve, il tempo sarà breve, il tempo sarà da qua a qualche mese, insomma, giusto per definire gli ultimi atti. Non faremo passare l'estate. Ma mi auguro questo che non avvenga, perché in effetti poi procrastinare su questo problema significa lasciare decadere completamente l'ospedale di Medito. Costantino aveva chiesto ed ottenuto di non procedere con le chiusure dei reparti di ginecologia e pediatria, ma di salvaguardare l'ospedale e l'utenza che adesso fa riferimento. Toccherà ora al sindaco di Medito Costantino chiedere chiarimenti al governatore della Calabria sullo strano comportamento del direttore generale dell'ASP, Rosanna Squillacioti, che a nostro avviso è solo l'esecutrice di ordini provenienti dallo stesso governatore, che in questo caso è indiziato quale mandante. Era questa l'ultima notizia. Dalla redazione di Medito TV e di Caposud Television Channel è tutto. Grazie da Domi Familiari.